Saluto. Di questa sera è un coinvolgimento in prima persona. Ringrazio, io lo chiamo Franco, perché quando mi ha chiesto di fare questa, la presentazione di questo libro, dico la verità, non gli ho dato il valore giusto. Poi mi sono affiorati alla mente tutti i ricordi che ci hanno legati nell'età adolescenziale, perché siamo cresciuti nell'oratorio dei Salesiani a Villa Crawford e lì ho conosciuto anch'io gli insegnamenti di Don Bosco e li abbiamo condivisi. Per cui riprendere, sai, mi ha dato l'input per riprendere un affetto, chiamiamolo così, un affetto che in questo momento, per il ruolo che occupo presso il Comune di Piano di Sorrento, mi avvicina molto a quelli che sono stati temi fondamentali della vita di Don Bosco, per cui veramente lo ringrazio perché ho avuto modo di recuperare tutto ciò che è stato un po' il mio passato, un po' la mia crescita. Ci tengo a sottolineare proprio durante il periodo in cui siamo cresciuti presso l'oratorio salesiano di Villa Crawford, ho intrapreso la mia passione per la musica e infatti avevamo un coro, vabbè, non sto qui a raccontarvi perché sarebbe lunghissimo, però mi piace sottolineare che i vari passaggi, i vari punti che hanno segnato la vita di Don Bosco, li rivedo un po' nei miei obiettivi, nel momento in cui sto vivendo questa delega delle politiche sociali. Don Bosco è stato legato ai giovani in un modo, come ha detto Gianni, molto naturale. Seguiva i giovani in difficoltà, i giovani fragili, ed è proprio la sua prima esperienza nacque in carcere. Lui inizia a seguire i ragazzi presso il carcere giovanile, inserendo il sistema preventivo. Lui era per la prevenzione e non per il sopperire. Stava vicino ai giovani anche in maniera molto semplice, molto in maniera amichevole, e questo a volte lo rivedo anche quando io sto con i miei ragazzi. Bisogna trasmettere quella serenità che gli crea l'ambiente adatto per poter magari trovare attraverso le proprie attitudini le vocazioni per cui si è portati. È stato il primo anche a tutelare i giovani nell'ambiente lavorativo. Il primo contratto di lavoro e niente, lui è stato vicino alle fasce più fragili, le fasce dei più deboli, e questo, in questo un po' mi rivedo, e per cui ringrazio veramente Franco per avermi dato questa opportunità di spolverare i miei ricordi e andarmi comunque a rivedere queste note che me le sento un po' mie in questo momento bello che sto vivendo nell'amministrazione.
presentazione di Piano di Sorrento. Ok, non mi voglio dilungare e passo la parola. Grazie.